lo facciamo dando la parola a Roberta Veltrini. Roberta Veltrini è la presidente della cooperativa Terra Lavoro, perché Terra Lavoro mi ha proposto questo progetto e lo ha attuato attraverso il proprio personale qualificato, diciamo. Un progetto che si è caricato, credo, di grossi compiti, di grosse responsabilità, quello appunto di prendersi in carico per un periodo di tempo, anche in un altro mese della settimana, no? Magari in un arco temporale ridotto, però si è presa in carico persone con difficoltà importanti, disabili momentanei o cronici, e con loro lavorare con un approccio terapeutico, ma anche con l'obiettivo di far conquistare loro quella autonomia, riconquistare l'autonomia persa, magari non mai avuta completamente, per tornare poi alla vita quotidiana e quindi a tornare a vivere nel proprio tessuto sociale. E quello è Roberta, parlaci del progetto. L'introduzione è estremamente lungimirante, quindi bene, ma questo è importante. E io farò un'introduzione molto breve, perché in realtà sono importanti, insomma, i commenti che abbiamo pensato e gli interventi che abbiamo pensato per dopo. Questo è il secondo momento pubblico in qualche modo in cui presentiamo il progetto, quindi una sintesi brevissima è questa: noi ci occupiamo di orientamento al lavoro, ci teniamo molto al lavoro per questo, e il progetto in realtà c'è l'idea di creare un laboratorio artigianale dentro un museo aveva la finalità, insomma, in qualche modo ci ripromettevamo di testare delle competenze lavorative trasversali in questo tipo di contesto. Questa attività per noi è a corredo rispetto a tutto quello che facciamo rispetto all'orientamento al lavoro. Noi lavoriamo con persone che diciamo vulnerabili per cercare di comprendere quali sono le loro possibilità lavorative e non solo. Il sottotitolo del progetto è una terapia occupazionale, quindi sì, hanno competenze pratiche, operative, trasversali per lavorare, ma non solo per lavorare, per avere una routine, per occupare uno spazio e per continuare a crescere e ad acquisire competenze. Questo è un po' il senso macro del concetto lavoro e il laboratorio. Questo è il terzo progetto che noi ambientiamo in questo contesto. Quindi è un progetto che non è più un progetto, comincia ad essere in qualche modo un servizio, un'idea concreta alla quale vorremmo comunque dare continuità anche alla fine appunto dell'esperienza che vi stiamo presentando oggi. Come sono le modalità con cui vorremmo dare una continuità? Una è continuare in qualche modo a ricercare fondi perché questo laboratorio possa continuare ad esistere. Ed è una cosa che stiamo facendo e che abbiamo già fatto, anche tenendo conto dei bandi nuovi della fondazione, guardandoci intorno. E in secondo luogo, attraverso, come diceva Elena, il sito di e-commerce, perché il progetto ha dato vita ad un sito che è online, che potete vedere, che è www.trasimenosocialcraft.it. Questo sito adesso è un contenitore solo dei prodotti che sono stati realizzati dentro il laboratorio che facciamo, ma in realtà, diciamo, l'aspirazione è quella di renderlo un contenitore per ciò che si produce in questo territorio, all'interno di esperienze simili a questa, perché come tutti sapete, o chi non lo sa, lo diciamo, esiste un laboratorio a Magione, esistono delle associazioni che producono, quindi la nostra aspirazione è quella di creare una rete proattiva da questo punto di vista. E perché no cercare di ottenere risorse anche attraverso la commercializzazione di questi prodotti, che ad oggi non è ancora avvenuta perché siamo nel contenitore del progetto, ma che da domani in poi in qualche modo dovrebbe avvenire. Questo, quindi io sono molto contenta di essere qui oggi, è un bel progetto, siamo soddisfatti della collaborazione che abbiamo avuto da parte di tutti e anche della risposta che in qualche modo il territorio ci ha dato. Per cui in questa evoluzione che vorremmo avere, cioè vorremmo andare oltre questo progetto provando a dare una scalabilità al modello Pacciano. Quindi il progetto che abbiamo presentato e che stiamo cercando di portare avanti prevede che il modello museo antropologico che c'è a Pacciano e come altri sul territorio possano essere contenitori di questo tipo di esperienze. E questo pomeriggio è importante anche perché vorremmo comunicare con semplicità al di fuori di una platea tecnica o scientificamente, insomma, così alta da questo punto di vista, dei principi che ci sembrano semplici ma che
sono stati per noi ricchi di significato e credo anche per i partecipanti, cioè i luoghi, le storie, insomma in qualche modo, come vedrete, si rincorrono, si intrecciano e danno senso a quello che abbiamo fatto, per cui insomma, noi siamo molto soddisfatti, speriamo che anche questo pomeriggio serva a qualcosa. Grazie. Ora sentiamo la voce della USL. Intanto partendo dal dottor Pasquale Ferri, che è il direttore sanitario della USL 2001. Ecco, mi sembra che la USL abbia creduto fin dall'inizio in questo progetto, gli abbia dato fiducia e sicuramente lo abbia monitorato da come tempo. Ora di laboratori, di corsi basati sulla manualità, come dicevo prima, artistici, in cui si può anche esprimere, no, la propria capacità corporea, c'è nessuno. Però quello che si è svolto e continua anche a svolgere, non è terminato, è terminato il corso, l'ultima tranche, chissà, e comunque che ha ospitato questo palazzo, ha delle specificità uniche. E ecco, quindi tutto il paese come lo giudica a distanza di questo tempo, allora adesso intanto proprio i saluti della direzione generale dell'Ultra, del direttore generale dottor Sciari. Adesso da un momento perché il progetto è partito prima di io della direttore sanitario, quindi diciamo che ho ereditato con piacere questo progetto e presso anche ovviamente parlare da un'altra sindicata. Questo progetto, il risultato che ho ottenuto, dimostra quello che è stato detto circa l'importanza e il ruolo della cooperazione tra soggetti diversi, quindi del privato, associazione del volontariato, per ottenere dei risultati che la prima una entità da sola non può essere in grado. Quindi sottolinea l'importanza della cooperazione sociale, soprattutto in settori come questo, la salute mentale, per arrivare a dei risultati fattivi e concreti. Io sono stato qui un anno fa, al primo conferenza su questo progetto, ma tre volte che ho conosciuto davvero, essendo stato già approvato prima che cominciasse a fare questo ruolo, per essere questo ruolo ovviamente non la voce, non l'avevo studiato a fondo, ma quindi un anno fa per la prima volta in questa sede a conoscere, diciamo, questo progetto. Rimasi colpito da due fatti, da due prestazioni, che due aspetti. Il primo e che contrariamente a quello che pensavo, immaginavo eccetera, che il recupero del bello del passato, delle cose belle del passato, che diciamo ritenevo fosse confinato all'opera d'arte, a qualcosa di materiale, quadri, sculture, recupero di patrimonio artistico, in realtà non è solo quello, ma come è stato dimostrato questo progetto, il passato è anche conoscenze, sapere, mestieri che purtroppo per fortuna, per la rivoluzione tecnologica, sono destinati inevitabilmente a perdersi, a morire, se non ci fossero situazioni o oggetti di questo tipo. E che quindi anche qualcosa di immateriale come un mestiere d'arte è qualcosa di bello e di utile non solo per chi lo fa, ma per tutta la comunità. La seconda cosa è perché è la prima, forse la prima volta, visto che io facevo un'intervista e quindi ero in contatto con persone che avevano problemi di salute mentale, ma purtroppo nella fase acuta della patologia. Io c'ero queste persone quando venivano in ospedale per qualche motivo, sulle parti di medicina, quindi il contatto ce l'avevo. Ma io, diciamo che forse l'anno scorso, ho per la prima volta realizzato che cosa vuol dire applicare veramente la G180, cioè quali possono essere, non le verifiche, quali possono essere i risultati di un'applicazione reale, puntuale e concreta della G180. La prima volta, devo dire, di aver visto delle persone con problematiche solo mentali, le quali spesso sono destinate a emarginazione, disagio, disautonomia, supporto solamente di tipo assistenziale puro, che significa per quella persona essere impegnata in qualcosa di concreto che ne esalta il ruolo, che ne permette un inserimento in attività concrete. Quindi direi che questo è sicuramente è la soddisfazione dell'ASL, diciamo, di tutti gli operatori supplementari, ma dei risultati concreti ci parlerà il responsabile e diciamo, ideologo di questa cosa. Ma la cosa importante è che da un lato si rispetta quella che è la missione aziendale della sanità, che è quella di aiutare i più bisognosi, indipendentemente se il bisogno è una malattia fisica, psichica o un disagio sociale.
e quindi rispondiamo a una, quelle che sono, a una di quelle che è le priorità del ruolo della sanità pubblica, e dall'altro direi che poi è un progetto che porta dei vantaggi non solo ai soggetti che partecipano, alla società tutta, ma anche alla stessa azienda, perché questo è limitato,